lavorare su degli insulti che vi prendete per il progetto di oggi. Noi ci prendiamo gli insulti, ma noi ce li diamo ancora. Io sono il fondatore, infatti parlo della prima parte, poi la seconda parte dell'innovazione. Alle ginnastica. Ci delle innovazioni. Noi nasciamo nel 2007, ormai sono 7 anni. Da un progetto realizzato con gli Stalker, che ha un ambito di proposte curato da Titolo. Gli Stalker hanno il vizio di farti molto parlare, di farti fare molta socialità. Da questo discorso era nato l'idea di realizzare una residenza utilizzando il discorso dei moduli abitativi, quindi dei moduli abitativi. Abbiamo realizzare una residenza a Torino, soprattutto utilizzando il discorso di togliere tutto il superfluo, ciò che l'artista possiede, quindi di dargli effettivamente il necessario per poter lavorare, sia nel campo fisico e sia soprattutto in campo economico, perché noi siamo attualmente adesso poche delle residenze in cui diamo un enorme fee all'artista. Per noi era fondamentale questa parte di progetto. E abbiamo realizzato queste prime sorte di moduli abitativi, invitando il primo artista è stato il Giorgio Androtta Carò. E abbiamo invitato Giorgio Androtta perché lui aveva realizzato allora un modulo abitativo, perché inizialmente volevamo fare una residenza, ma in più soprattutto realizzare un modulo abitativo dove si vivevano i famosi spazi interstiziali della città. Quindi abbiamo realizzato questa sorta di primi moduli abitativi, il primo realizzato da Giorgio Androtta Carò alla Fondazione Verità Colabasa, perché la Fondazione Verità Colabasa aveva realizzato un progetto simile, quindi aveva realizzato con gli scarti del materiale il loro abitacolo, la sua struttura. L'abbiamo portato a Torino, abbiamo sviluppato, poi piano piano il progetto si è sempre di più diventato sempre più grande, perché noi inizialmente siamo diventati associazione, quindi noi non sapevamo minimamente cos'era fare un'associazione, quindi abbiamo proprio appreso il lavoro dell'associazione, e da lì dai vari moduli abitativi siamo passati alla carrozza del tram. Inizialmente questo passaggio è durato due anni, questo passaggio da progetto così nato collettivamente, perché c'era anche quello vicino davanti alla Gran Madre, che era quello lì davanti alla Gran Madre, quello lì è stato il primo bivacco costruito, che noi ci passavamo sempre in bicicletta e dicevamo che cos'è sta roba, e lì si abitava, viveva un pacco Shinshui. Sì, ecco, c'è stata la biennale. Sì, che poi è andata la biennale, ma quasi tutti gli artisti che passano da noi alla fine. Vabbè, Giorgio anche ha dato il biennale di Venezia, PAC, Idem, poi anche gli altri, Nicodox. Abbiamo ospitato nel corso di 7 anni, ogni anno, abbiamo ospitato un artista a vivere e lavorare a Torino con questa, che sembra banale, ma in realtà non è, con una borsa di studio sostanziosa, borsa di residenza sostanziosa, perché quando abbiamo iniziato a fare residenze in Piemonte, eccellenza dell'arte contemporanea, poi residenze non c'erano. Quindi noi siamo stati uno dei primi, la nostra associazione è stata una dei primi a realizzare il progetto lì. E da lì è nato il problema di trovarci una sede fissa, ma che contemporaneamente era nomade, quindi dei vari sopralluoghi per trovare qual è il punto migliore per installare un bivacco. Abbiamo trovato questa rotonda con dei binari morti. Da lì abbiamo chiesto alla GTT di donarci Diogene. Questa è un'opinione mia personale, ma anche condivisa, è stato un progetto che ha avuto anche delle fortune, perché nel momento stesso in cui tu realizzi un progetto di residenza, in cui nel tuo territorio non sono previste delle residenze, e poi il connotato del tram ci ha aiutato molto. Da lì siamo partiti a realizzare varie altre attività, come una scuola, invitando un artista,
Committing People, che è un ciclo di incontri, fino andando. Noi non nasciamo come progetto d'arte pubblica, questo, però siamo nello spazio pubblico. Noi siamo stati un po' come un UFO che si è catapultato all'interno di quella rotonda. Il primo progetto di arte pubblica in relazione con gli abitanti è stato quest'anno in collaborazione con la Fondazione Pistoletto. Quindi nel corso degli anni gli stessi noi siamo cambiati, che è andato più tornato, perché tutto è andato nello stesso. Sì, perché la cosa... Un percorso. La cosa, sì. Vabbè, continuo a dire. Sì, sì, no, due aspetti che secondo me sono cruciali, che poi sono stati anche il motivo per cui io mi sono avvicinato a Diogene, che io entro in Diogene nel 2011, intanto perché Diogene garantiva una continuità di eventi che poi a Torino, almeno in quel momento, non erano così frequenti, cioè non c'era una costanza, e quindi io praticamente ero il pubblico, facevo parte del pubblico di Diogene, a volte ero il pubblico di Diogene, e quindi attraverso la raccolta punti alla fine sono stato assorbito, perché poi ha un aspetto interessante Diogene. Intanto non è un collettivo di artisti, ma è un'associazione di artisti individuali, cioè quindi Diogene non... Ognuno ha la propria identità. Ognuno ha la propria identità e non realizza opere. Insieme questo noi realizziamo opere. È una cosa, questo è fondamentale. Come dire, e poi soprattutto ha un aspetto importante, il fatto di essere tutti artisti ha anche un altro aspetto importante, nel senso che tu hai la possibilità, la fortuna o la sfortuna di poter incanalare delle risorse verso quello che tu avresti bisogno. Però lo dai ad altri, in una dinamica un po' bizzarra, però intanto tu metti nelle condizioni della gente che fa il tuo lavoro, perché tu conosci effettivamente le esigenze, ma parlo di cazzate tipo pagare i biglietti di viaggio in anticipo piuttosto che rimborsarli, è una, no? O un fee, cioè uno stipendio, seppur minimo, che però non debba essere giustificato con degli scontrini o cose del genere. Un budget di produzione, cioè tutti aspetti che tu conosci bene, perché quando, cioè, tantissimi di voi immagino che conosceranno bene quando si misurano con dover realizzare un lavoro, tutti i tipi di lavori sono questi, no? Quindi io mi avvicino a Dione intanto perché un altro precetto poi non detto o anche detto era che l'autoformazione fosse la base di tutto, che è una parola abusata, però in quel caso lì è interessante, perché il fatto di fare una open call internazionale e vederti il Nico Docs in tempi non sospetti che dal Belgio viene e sta sul tram a Torino, il fatto di confrontarti con lui comunque è una fortuna, è una possibilità di crescita molto forte, no? Quindi in buona sostanza il rapporto che ha Diogene con lo spazio pubblico è semplicemente fare quello che stiamo facendo qua. Però farlo lì. Però farlo quello che stiamo facendo qua, o che potrebbe essere fatto in un altro studio, in un museo. O nelle case, però difficilmente nelle gallerie o una mostra, eccetera, perché lì non parli del lavoro, no? Invece l'idea era quella di... infatti, perché Diogene? Diogene, no, vive nella botte e non ha niente, quindi ridurre al minimo le possibilità, cioè le possibilità, ridurre al minimo l'attrezzatura di sussistenza, no? Quindi lì pannelli solari, acqua presa dal tombino e situazioni del genere, bombola del gas, per permettere di concentrarsi al massimo sul lavoro. Questo però ha creato anche, cioè non è tutta rose e fiori, nel senso che a un certo punto Diogene si è trovata ad essere pioniera, no, di un determinato tipo di residenza, e quindi poi ne sono cresciute altre e gli stessi finanziatori nostri poi hanno iniziato a finanziare altre iniziative, poi anche, che sono anche scomparse, eccetera. E quindi in quel momento lì, e qui poi chiudo perché si arriva ai giorni nostri, c'è stata la presa di coscienza del fatto che forse fare una residenza
in senso si potrebbe dire classico, no? Non fosse più necessario, cioè non servisse più a un artista il dover dire noi ti diamo la possibilità pagato di venire a vivere su un tram e lavorare, perché l'artista che veniva era uno che comunque aveva un lavoro adattabile a quel tipo di contesto, e quindi il dover stare in una situazione di emergenza, tra virgolette, avere le tue risorse, però comunque il tuo studio diventava la rotonda del tram e la città di Torino, quindi condizionava il tipo di application che arrivavano. Seppur poi ci sono stati anche artisti, cioè, da studio, no? Però era condizionante. Quindi dall'anno scorso c'è stata la volontà di provare. È stato su invito. Esatto. C'è stata la volontà di provare a trasformare la residenza in qualcosa che fosse più vicino alla borsa di ricerca. Come succede negli altri campi, no? Cioè, ovvero tu hai un finanziamento e tu sei selezionato, cioè se riscontri il nostro interesse, perché poi è sempre quella la cosa che decidiamo noi chi viene selezionato, tu hai la possibilità di sviluppare il tuo progetto e paradossalmente puoi farlo anche a casa tua, se è il posto dove lavori bene, no? E quindi stiamo provando ad andare verso questa direzione. Ovviamente le novità sono sempre viste un po' in maniera particolare, però è questa. E quindi l'anno scorso, che è stato, diciamo, l'edizione pilota di questa nuova formula, è stato invitato un artista che è un pittore da studio. E quindi era un modo per sperimentare in maniera molto forte la cosa. E che se per caso la domenica di Artissima passaste a quella, l'appuntamento classico che è colazione in barriera, all'associazione in barriera, ci sarà la personale che è il risultato dei lavori fatti da noi, da questo artista romano che si chiama Pesce Chede. Mentre adesso c'è la nuova residente che è stato il primo anno fatto ad open call, no? Cioè una chiamata internazionale, sono arrivate 300 application, si può anche parlare di cifre, cioè non è che sono cifre che, cioè, ti compri la macchina, però intanto ci sono 6.000 euro puliti che ti arrivano, che tu puoi gestirti come vuoi, cioè che io penso che per uno che debba svolgere, cioè fare un lavoro, probabilmente se non risolutivi, però possono essere. E noi non chiediamo indietro le opere, cioè non è che gli, esatto, diciamo dacci, sì, un pezzo. Non ci sono obblighi. Nello specifico la dinamica è questa qua. Ci devono essere dei momenti di restituzione e dei momenti di avanzamento lavori. Poi entrambi gli artisti, Pesce Chede e Jaimini, che è l'artista londinese di origine indiana, che è quest'anno qua, comunque sono stati a Torino, cioè stanno fisicamente a Torino per un bel periodo, però in realtà c'è un obbligo di starci 2 mesi su 6 mesi, però almeno un mese su 6 mesi, fino a 2 mesi, però uno potrebbe venire anche qualche giorno ogni tanto. Non più il tram, però sempre a fare. No, dove vuoi. Dove vuoi, perché infatti. Possono anche stare nel tram, nello specifico Jaimini. Ma magari non ci sta perché. Cioè lo usa come studio. E ha realizzato un primo lavoro al tram. Sì. Cioè perché ha questo lavoro di utilizzare i luoghi, gli spazi, realizzare degli interventi molto specifici all'interno degli spazi. Quest'anno è il primo anno che ha realizzato un intervento molto minimale sui vetri, esatto, sulla linea di orizzonte, di quello che si vede o non si vede all'interno. E quindi sempre durante i giorni di Artissima, dopo l'inaugurazione a Barriera, ci sarà la possibilità di passare al tram e nello studio che ha Jaimini, che è lì nella zona, comunque più o meno è tutto abbastanza vicino, per vedere l'avanzamento. Tipo Pesce Chede, che è un pittore, lui ha deciso di stare a Torino, ma abbiamo preso un locale, ha affittato un locale dove lui dipingeva tutto il giorno, perché lui ha detto preferisco fare qua piuttosto che stare a Roma nello studio, e poi dormiva nel tram. Però non è che il fatto di dormire abbia influenzato il suo lavoro. Per fare un ultimo esempio che secondo me è interessante dell'approccio di Diogene, a parte altre iniziative più capillari, però è una cosa interessante. Prima si parlava di laboratori didattici, Diogene fa laboratori didattici nelle scuole medie del quartiere, in una modalità
che quando io l'ho scoperta ai tempi, cioè, era una cosa secondo me interessante, nel senso che le scuole non avevano più soldi per finanziare chi faceva i laboratori didattici all'interno delle scuole. L'operazione che fa Diogene è di dare questi soldi alle scuole che fanno lavorare queste persone che già facevano i laboratori didattici, anziché andare io e lui ad attaccare i pipponi delle mappe, cioè lo si fa a chi lo stava già facendo, con l'obbligo, insomma, il consiglio vivo di poter, cioè di dover svolgere dei laboratori che siano in linea col lavoro dell'artista che di anno in anno abbiamo in residenza. E quindi è uno strumento, secondo me. Noi abbiamo questa collaborazione con tre persone che si occupano di didattica, sì, dell'arte. Esatto. È la loro professione. È la loro professione. Paghiamo. Questo per fare un esempio di come viene veicolato. No, il discorso dei laboratori ci è stato già fin dal primo anno. Sì, sì, sì. Però, perché essendo noi, non partendo come spazio pubblico, ad alcuni noi non interessa, perché appunto noi non è la propria visione anche di lavoro di ricerca e sull'idea di spazio pubblico, ad alcuni interessa e altri meno. Il nostro approccio è stato quello di realizzare questi laboratori, dare la possibilità alle scuole, non avevano la possibilità di ricevere i laboratori didattici e realizzare la professionista. E poi altre iniziative più semplici, a livello più di qualcosa molto vicino a quello che stiamo facendo qua, sì, e che però crea poi il tessuto dello scambio che avviene. Poi. E quindi, vabbè, per chi finora non avesse, cioè, avesse il punto interrogativo di cosa stiamo parlando, c'è un'associazione che ha un tram che è parcheggiato in una rotonda tra Corso Reggio Parco e Corso Verona, cioè quasi tutti tutto verniciato di grigio, di metallo. E poi, vabbè, abbiamo avuto anche problematiche molto forti perché i vicini di casa, insomma, c'è chi ci vuole bene, cioè, l'aspetto interessante di avere un'associazione è per noi anche molto interessante, perché innanzitutto molti si considerano istituzioni, ma in realtà per noi è tutto un lavoro di volontariato. Ci sono gli aspetti negativi e gli aspetti positivi, come l'aspetto negativo, come diceva Franco, che tu vedi con tutte le risorse. Gli aspetti positivi è che capisci bene come funziona alcune proposte culturali, alcune dinamiche, perché tu stesso ti chiamano a partecipare a convegni, interventi dove magari c'è il maxi e poi ci siamo noi, cioè, nel senso, diventa questa è l'unione, cioè, ci sono anche delle cose positive ognuno di noi sperimentare, perché poi c'è uno scambio che non è uno scambio perché noi ci forzatamente ci sono mesi in cui ognuno di noi sa cosa sta facendo l'altro, poi se capita un'occasione, quello che ci ha legato inizialmente era il famoso fare, cioè costruire, quello che ci ha legato, ci ha uniti tutti quanti, perché abbiamo quello di mettersi lì a costruire questa carrozza, a ripristinare questa carrozza e a fare degli interventi che possono essere quello più stupido da dipingere fino a quello di progettare l'intervento dove noi non ci siamo, penso che noi è fondamentale. Sì. E il rapporto con il vicinato come è stato? Positivo, negativo. Poi dicevi appunto tu, Franco, che non è mai stato vandalizzato. Non è stato vandalizzato. Lì c'è gli aspetti, sono storie anche molto romantiche, perché lì intanto così a intuito, penso che poi ogni quartiere di Torino, io poi non sono di Torino, però abbia le sue problematiche, e però queste problematiche garantiscono in qualche modo che le cose vadano in un certo modo all'interno del quartiere, quindi non voglio dire degli aspetti positivi, però che le cose siano sotto controllo. E io credo, cioè crediamo che noi abbiamo una sorta di protezione, tra virgolette, da chi all'interno del quartiere preferisce che le cose vadano in una certa maniera, cioè nel senso, quando poi è arrivata questa carrozza del tram, sono state fatte delle domande, insomma, di gente curiosa per capire cosa stessimo facendo.
è curioso pensare a una carrozza di un tram messa lì in un quartiere che comunque è riabilitato, diciamo, a livello di sicurezza, però che non sia mai comparso, se non proprio un caso sporadicissimo, nemmeno una tag, no? Sì, che poi, c'è stato la tag, ma diciamo stata una manifestazione. Sì, immagino che per uno che fa graffiti è come, cioè, una bomboniera, no? Una carrozza. E quindi questo, diciamo, è un aspetto di taciti accordi che si sono intessuti col territorio, cioè attraverso non detti, probabilmente noi, siccome siamo innocui. E poi la cosa interessante è che questa rotonda era un cacatoio per cani, se mi concedete il termine. Il fatto di essere lì dentro, in automatico, vuoi o non vuoi, comunque la gente ha iniziato perlomeno a raccoglierla. Infatti le prime cose che sono state realizzate dalle sedute, perché appunto da lì è cambiato proprio la struttura. Nico Docs aveva realizzato una panchina e l'aveva messa lì, cioè gesto stucchevole e super collaudato nell'arte relazionale, però quella roba lì intanto è utilizzatissima, no? E quindi oppure semplicemente lui faceva il gesto di mettere ha messo una buca delle lettere e si spediva le cartoline lì perché adesso arrivavano, adesso arriva posta su una rotonda. La cosa che è interessante è che una rotonda, poi prima ho visto un pezzo del video che magari dopo loro fanno vedere e dico queste cose, è il fatto che una rotonda non è una piazza, cioè quindi sul piano regolatore della città, salvo la rotonda di quella dove c'è il mercato, Corso San Paolo, Corso Racconigi, c'è una rotonda che in realtà, siccome c'è il mercato, si attraversa a piedi. Quello è l'unico caso di rotonda che per necessità si va attraversata, però la rotonda tipo quella del tram non è fatta per entrarci. Il fatto che noi ci mettessimo uno a vivere dentro, poi vabbè ci sarebbe tutto il discorso di come la grande ala dell'arte contemporanea protegga determinati tipi di interventi, perché lì poi a livello di sicurezza. Ha sempre stupito molto, perché in realtà mi ero scontrato con le istituzioni un po' prima del primo bivacco, pochi mesi prima del bivacco prevento con le istituzioni per fare un intervento di arte mobile attraverso sono la città con diversi artisti, eccetera. La cosa più banale, che però era stata bloccante, era stata la questione dell'occupazione del suolo pubblico. Certo. Occupazione del suolo pubblico che l'assessorato alla cultura avevano detto che potevano anche intervenire con una riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico, ma l'autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico poteva essere data esclusivamente se l'associazione dei commercianti avesse dato parere favorevole. Dopo molte difficoltà, eccetera, una dirigente della Commercio mi aveva detto: noi non daremo mai l'autorizzazione per un intervento di questo genere, perché noi diamo autorizzazione all'occupazione, parere favorevole all'autorizzazione per il suolo pubblico per cose così, soltanto se è una cosa a fine di lucro. Temporaneo o permanente? No, deve essere una cosa itinerante nella città di Padova. Della durata di esaminati, però era permanente programma, doveva essere spot di diverse posti di Torino, un giorno in un posto, 20 giorni non essere, si poteva fare. Però mi aveva detto, vale, dato che comunque si parla di sta parlando di artisti non votati, eccetera, vale se c'è se è una situazione che sta in qualche modo guadagnando su questo, quindi
se mi dice, infatti una cosa, facendo pagare gli artisti, noi diciamo pagare sì. Gli artisti dissero proprio. Dovete farli pagare. Altrimenti, lei perché lo fa, ti disse? Altrimenti è in qualche modo un danneggiamento per commercianti, per lo spirito stesso dei commercianti. Noi quando abbiamo messo in piazza. Senza contare poi tutto il discorso sicurezza. Certo. Tutto il discorso sicurezza, per cui furono anche disposti a dare quel finanziamento se però tu investivi il doppio per comprare per il primo bivacco della Grammade, noi abbiamo chiesto un permesso di occupazione di suolo pubblico era temporaneo, quindi erano 15 giorni per una manifestazione artistica. Noi eravamo supportati dal GALI, che è il GALI Tina Nira, e noi per fare quel progetto lì avevamo fatto un bando con la compagnia Barca di San Paolo perché era passato un anno dalla nostra prima attività. Il primissimo bivacco, quello con Di Giorgio, che erano 4 assi di legno, 8 di legno o meno, anche lì abbiamo richiesto il permesso dell'occupazione del suolo pubblico, ma era davanti all'ex area CTT, quindi non c'era. Non c'è stato il problema. Noi queste cose sui commercianti a noi personalmente non ci hanno mai detto, perché noi abbiamo avuto il processo di oggi si basa anche sull'appoggio di istituzioni, ma non tanto l'istituzione in sé, perché noi adesso abbiamo dei problemi, paghiamo la tassa, la TARS, noi fisicamente paghiamo la tassa dell'immondizia, che anche lì sembra una banalità, ma si arriva a quali cifre, fino a 700 euro che ti tolgono una parte di progettazione, perché noi dopo 4 anni che abbiamo incontrato delle singole persone che sono illuminate, come che sembra una banalità, il primo approccio è stato Patrizia Rossello che ci ha portato quella lettera da all'occupazione del suo pubblico da Gagliati, andate da Gagliati, a Gagliati ha detto quello è un progetto di giovani che non chiede finanziamenti, non chiede niente perché non quindi sostanzialmente la questione è trovare il camillone. Ogni 100 persone nelle istituzioni, quella persona che è stata. Che ovviamente nell'ufficio della Tarso non l'avete provata. Noi abbiamo avuto problemi. Qualcuno qualsiasi degli altri. Abbiamo avuto dei problemi che in questo caso è stata. Abbiamo avuto due interpellanze comunali, inizialmente dalla Lega Nord. E da lì è cambiata la nostra prospettiva, perché noi siamo stati per 4 anni in quella rotonda abusivamente. C'è un accordo tacito tra noi e l'occupazione del suolo pubblico, perché chi si occupa dell'occupazione del suolo pubblico ha detto ma perché deve andare a dare fastidio a delle persone che fanno attività culturali, ci tengono in qualche modo puliti e poi stanno lì e fanno le loro attività, chi ce ne frega. In questo caso da 2 anni è cambiata la prospettiva, perché inizialmente volevano affibbiarci completamente la manutenzione di quell'area lì, quindi mi sfaccio dell'erba, che è una banalità. È stata una cosa perché adesso noi paghiamo l'occupazione del suolo pubblico, che abbiamo una riduzione dell'80% perché siamo un'attività culturale con il patrocinio della città di Torino e della provincia, però adesso attualmente noi dobbiamo investire quella tipologia di risorse che noi già non ci prendiamo da lì a noi, poi dobbiamo investire e ti dici però io sto pagando la tarsu, l'immondizia con un kebabaro o un qualsiasi ristoratore. Potevo fare un catalogo e non riesco a farlo, perché con i soldi lì devo dare per le tasse. Cioè adesso noi abbiamo, i primi 4 anni è stato su incontrare delle singole persone che hanno detto vabbè, ma sì, mi fermi questa cosa e qui. E dopo queste interpellanze, sì, che poi sono state mandate da un grosso commerciante che è lì davanti, quindi c'è il discorso che è lo spaccio di capo. Esatto. Coglione dello spazio di campo. Sì. Però le interpellanze che poi hai visto che sono pubbliche, le puoi vedere. Questa è un'assurdità completa, perché il commerciante
paradossalmente potrebbe avere un minimo vantaggio. Esatto. Sì, però loro non... o niente. Ma il problema è che il problema è il vantaggio. Cioè, un'ignoranza nel senso di non conoscere l'attività, spero per mancanza di tempo, perché c'è l'interpellanza che è stata fatta in comune, cioè pubblica, cioè si vede in internet, e c'è il tizio che dice, perché sappiamo bene che questi dei centri sociali, cioè poi, diciamo affiguato cioè, dai centri sociali, erano convinti che, cioè, con tutto il rispetto per i centri sociali, però non è che sì. Sembriamo un po' pacca bestia, però, sì, però in realtà il problema è che quando tu hai un patrocinio e comunque se vai a sommare le risorse che noi abbiamo purtroppo solo incanalato in questi 7 anni, sono cifre grosse, no? E quindi cioè, non è che possono dire... è tutto un gioco, cioè già semplice fatto di affrontare il problema di Diogene per regolamentarlo, infatti sono alle prese con quello, è che tu devi mettere assieme verde pubblico, arti visive, l'urbanistica, il tipo del traffico, cioè, e quindi già persone che non sanno neanche chi, cioè non hanno il numero di cellulare l'uno dell'altro, no? Cioè per avere le strisce pedonali sono passati 7 anni. Sono passati 7 anni perché una rotonda non ci puoi entrare, che senso ha, no? Tu metti una striscia e quindi hanno messo le strisce per entrare e non per uscire, cioè puoi uscire solo per uscire. Perché poi il problema, che penso che sia anche la spina nel fianco di Boglione, è che chi conosce quella zona avrà notato che c'è stata un'operazione di riqualificazione a partire dalla Dora, che però arriva fino al tram, sì. E la parte successiva non è ancora selvaggia. Infatti noi nasciamo come progetto temporaneo, perché da quel punto lì, noi quando siamo andati, cioè queste cose le so perché fisicamente non le faccio, cioè facciamo ma di solito, non io c'ho cioè, una serie, io fuggo, la parte con le istituzioni, fisicamente quel posto lì dopo 3 anni doveva nascere una fontana, cioè un progetto di qualificazione. Quindi hanno detto vabbè, voi state qui, poi ve ne andate via e facciamo una fontana. Sono finiti i soldi, quindi quella parte lì è terminata e non si farà mai, tant'è che noi abbiamo fatto il tram, però davanti hanno costruito un enorme marciapiede, hanno ampliato un marciapiede davanti, quel tram lì non può neanche più uscire perché deve essere rotto con una gru, con un organico, cioè quindi e qui c'è una posta d'acqua, così fate contenti, no, quindi l'abbiamo fatto, cioè, sono aspetti poi, però cioè, secondo me già il fatto che genera questo tipo di problematiche è interessante, cioè problematiche. Poi uno già è molto faticoso, no? Tenere, perché è bello sì avere un finanziamento, ma se tu c'hai i soldi li devi anche spendere, quindi devi fare iniziative e del lavoro di volontariato in più per noi, no? E quindi perché noi non abbiamo una sede, cioè noi quando diciamo volontariato, cioè, noi siamo veramente volontari, perché con l'entità del finanziamento, se noi dobbiamo pagarsi, siamo in 7, cioè non facciamo non possiamo fare una residenza, se invitiamo l'artista e gli chiediamo i lavori, gli chiediamo i soldi per tutto. Perché noi non ci guadagniamo nulla proprio fisicamente da questo progetto qui. È la cosa strana che le persone ti pensano come se fosse un'istituzione. Quindi anche per noi questo qua è un discorso interessante. Di quanto alla fine delle persone che ti mettono lì a fare una roba, ma anche cioè, senza inventarsi nulla, come in un modo abitativo o meno, diventi istituzione, quindi ti parla, mi hai invitato a una conferenza sullo spazio pubblico del Maxi, dove parli un Maxi, parli c'è la Fondazione Zegna e poi ci siamo noi che parliamo con a budget differenti, perché noi abbiamo un organigramma a livello giuridico, perché siamo un'associazione con vicepresidente e vicepresidente, però ognuno di noi fa tutto, cioè non è che abbiamo degli aspetti. Però un presidente è caretto, cioè voglio dire, si è bloccato a letto, ma non... Perché all'inizio c'era Raffaella, Andrea, e poi c'eri tu. No, inizialmente c'eravamo io, Laura Pugno, Manuele Cerutti, no, io, Manuele Cerutti, Davide Gennarino, che è Alice Figliolo. Ah, sì.
Donato Carosa, no, Ludovica Carbozza, Donato Carosa, Ludovica Carbotta, Luca Pozzi, Luca Luciano. Questo è stato il primo. Poi successivamente sono entrati, sono andato via Luca Pozzi, poi successivamente sono andato da un'altra cosa e sono entrati Andrea anche Caretto in Spagna perché molti di loro li conoscevano, e da lì poi sono cambiati e adesso noi ci siamo affiancati a, a una sorta di assistente curatore giardino, ma questo anche per noi ci cambia. Siamo in evoluzione, quindi nel senso anche da il primo statuto dell'artista per artista, dove più o meno nel senso stiamo andando a cambiare alcuni aspetti, perché è normale che dopo questi anni. Bello anche che c'è un'evoluzione, no? Sì, che c'è un'evoluzione. Anche se generazione nuova, cioè. Sì, sì, cioè. I pianzatori sono stati i seguenti, compagnia anche in San Paolo. Che è stato il nostro più grande finanziatore ancora tuttora, con una piccolissimissima parte Arte Giovane, una piccola parte la regione di la regione del Piemonte. Anche con Cota? Soprattutto con Cota. Ma dai, soprattutto. Soprattutto con Cota. Nonostante poi Pietro Lega Nord avessero fatto l'interpretanza. Sì, ma soprattutto con. No, è che chi si occupa della cultura si occupa mica Coppa. Non capendo niente. Ha detto, ma lascia lì. Dei soldi da San Paolo, però se ne dà da San Paolo. San Paolo vuol dire che sei sempre che la generazione. Sono persone fidate. Sì, vabbè, tutto qua di oggi. Poi ovviamente, insomma. È tutto qua più o meno, perché comunque non è un'esperienza, è una realtà. Tutto quello per me. Però se continuate a farlo vuol dire che sentite di avere una ricaduta positiva. Ma io rispondo io. Rispondo io. No, che riguarda noi, ognuno ha la sua cosa, eh. Io insomma l'ho detto prima, è della questione dell'autoformazione, perché se no facciamo i carbonari, capito? È quello il discorso. No, il fatto è che è quello, cioè avere la possibilità comunque di un confronto costante sul lavoro per chi ne ha la necessità. Poi c'è gente che vuole stare. Se siamo qui stasera. No, non lo sentiamo. Esatto. Ma c'è di quella necessità lì. E poi è chiaro che sì, non so se tu hai un'altra visione. E poi nel senso c'è questa parte qui che è fondamentale proprio. Deve essere anche facile, dici che non sei all'interno, sei a livello giuridico, non sei un singolo artista, ma sei un'associazione. Quindi se tu non vuoi, cioè diventa falso pensare che così non lo è. Cioè, per me, non mi sento, cioè, questa è la mia personale opinione, mi sento falso dire no, non è vero. Cioè, c'è una parte di volontariato, adesso diventa difficile perché quando è stato, quando avevo di oggi, cioè, avevo 25 anni. E potevi fare di più, cioè io per le mie cose personali potevo fare di più volontariato. Adesso, perché grazie a Dio per fortuna il lavoro ti è aumentato, quindi o stai all'interno di fare i tuoi lavori, o se no stai a compilare pratiche burocratiche, a chiamare per spedire il comunicato stampa, scrivere il comunicato stampa, stare da dietro all'ufficio stampa, cioè questo qua o fai quello. O fare il tuo lavoro d'artista, quello è un bivio che tutti ci stiamo passando, perché noi esistiamo perché c'è anche l'ideale di della responsabilità di ricevere un finanziamento e andare avanti. Questo è anche uno dei punti che condividiamo tutti, però è molto difficile perché comunque se la domenica di Artissima fate un salto a Barriera, c'è colazione gratis, è già un buon risultato, secondo me è una stampa sostella, c'è un po' di studio,
Il sabato sera, esatto, quando c'è, cioè noi facciamo il brulè, quindi anche lì. Perché gli fai la cena? Sembrano requisiti importanti. Non è che c'è roste, ma si può pensare. No, il brulè popcorn. Ah, no, no, più, no, più Ligabue. Sì, 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 sì. Però noi popcorn li facciamo col burro. Roba tosta. Non sono quelli sacchettoni. No, però vabbè, la cosa più importante, vabbè, intanto c'è un sito dove c'è scritto tutto. Quindi boh, se volete pure rimanere chi non ricevesse la cosa delle iniziative, insomma, la mail, non fosse una mailing list, può farlo. Quindi anche su Facebook e tutte queste malate qua. Che si occupa di questa parte. Ora abbiamo assunto una persona per occuparsi di questa roba qua. Paradossalmente, pur di continuare a bastonarci, c'è questo Gian Gavino che forse conoscete, che lui fa il curatore, però è stato, diciamo, in questa fase che, cioè, lui e noi avevamo bisogno di uno che facesse segreteria, pur avendo un ufficio stampa pagato annualmente fin dall'inizio. Sì, quello è stato fin dall'inizio l'ufficio stampa. Però noi non c'era nessuno che gli mandava la roba all'ufficio stampa, che trovasse il tempo di farlo. E quindi sì, si è trovato questa cosa qua che, diciamo, un po' a livello di esperimento, appunto, che lui fa il curatore, però diciamo lui non è in una veste curatoriale, anche perché noi ancora non abbiamo capito se lo vogliamo o no. Curatore all'interno dell'organo. Però insomma, quindi già ha fatto un miracolo, perché ha realizzato la pagina Facebook, perché noi abbiamo sforato le 5.000 amicizie con la pagina nuova, che sono piccolezze, però tipo noi dovevamo comunque passare almeno, cioè, è capitato capire come si faceva. E quindi sì, quelle cose lì, la scelta è sempre quella di, se qui parlare di assunzione è una cosa grossa, però diciamo che se lavora un'ora al giorno, una retribuzione onesta, diciamo. Che cosa è giusta, diciamo. È tutto qua.